Benvenuti, io sono Eugenio Patanè e oggi ho il privilegio, ma soprattutto il piacere, di conversare con un bravissimo interprete, la cui articolata e proficua gavetta esperienziale lo ha portato a essere un attore teatrale, cinematografico e televisivo di grande talento, riconosciuto e molto stimato. Lui è siciliano, classe 1970, e qui per noi David Cocco. Ciao David, benvenuto. Ciao Eugenio, grazie, grazie, grazie a te, grazie a voi Anzitutto, come per stai? l'invito. Ma io, bene, bene, diciamo, ancora vivo, che mi sembra già un grande passo per questi tempi. Senti, insomma, per parlare immediatamente degli ultimi tuoi lavori, invece avevi 9 anni quando purtroppo nel 1980, il 6 gennaio, veniva ucciso Piersanti Mattarella, no? Il Sì. presidente, della regione Sicilia. Il film di Aurelio Grimaldi, Il delitto Mattarella, ti vede assolutamente protagonista di questo, diciamo, servitore di tutti, ma servitore di nessuno, che purtroppo viene ucciso proprio durante l'adempimento dei suoi doveri, no? Intanto complimenti perché io ho visto questo film l'estate scorsa e mi è molto piaciuto, anche l'aspetto meno cinematografico. Cosa voglio dire? L'aspetto che documenta anche delle colpe, tra virgolette, che non sono soltanto riferibili a quello che si può pensare nell'immediatezza, ovvero la mafia, ma rivela probabilmente dei legami sotterranei tra la mafia e i poteri politici. Sì, beh, sì, lì molto probabilmente appunto c'è una sorta di correità da parte diciamo, di tanti attori nell'omicidio di Piersanti Mattarella, anzi attori appunto di quell'omicidio lì, diciamo mandanti, chi voleva Mattarella fuori dai propri interessi ed erano forse troppi. Si parla appunto delle versioni di destra, si parla dei servizi segreti deviati, si parla di massoneria, si parla un po' di tanti poteri occulti che agirono probabilmente insieme in una sorta di collaborazione da questo punto di vista. D'altronde, Mattarella era forse come mi viene da dire, un politico vero, cioè uno che voleva portare avanti delle vere riforme proprio di carattere burocratico, cioè su come la politica si muoveva, per cui andava a. Che ne so, a colpire gli interessi magari dei singoli assessori regionali che avevano una libertà di gestione delle risorse economiche un poco appunto in maniera un po' troppo autarchica. Ecco, Mattarella indubbiamente voleva portare la Sicilia a una pulizia, diciamo, politica e di gestione appunto del territorio, tale da poter entrare in un dialogo, alla pari con il governo centrale. Quindi, Mattarella indubbiamente era un uomo di grande carisma, un uomo molto competente in materia e ecco l'idea che io mi sono subito, che già avevo di lui, quando Aurelio mi propose appunto di interpretare Piersanti Mattarella, quindi al di là di un
principio di ansia da prestazione, perché puoi immaginare appunto la responsabilità che uno si ritrova a dover interpretare personaggi di questa caratura. Poi ho cercato di fare un focus appunto su quella onestà che traspariva dalla figura di Mattarella. Mattarella proprio nel suo modo di porgersi, di parlare, aveva questa, dava appunto l'impressione della persona onesta che era, ecco, era abbastanza trasparente da questo punto di vista. Senti, Davide, si dice che agli attori venga richiesta verità quando interpretano un ruolo, no? Appunto, come dicevi tu. Come ti sei sentito proprio ad affrontare un ruolo così forte sotto tutti i punti di vista? Non prima quello morale, per passare a quello politico e poi umano. Cioè, come ti sei preparato a sostenere questo personaggio, questa personalità e farlo diventare comunque un personaggio di grande spessore, quale comunque è stato in vita? Ma guarda, allora, sai, in questo caso, da un certo punto di vista, appunto, si lavora su un personaggio di grande spessore, cioè già la storia che si racconta, racconta un personaggio di grande spessore. Quindi, come dire, in un certo senso, è già appunto lo spessore di Mattarella che in qualche modo mi aiuta a raccontarlo, tra virgolette. Poi per quanto riguarda la mia, diciamo, ciò che io ho cercato di fare, ciò che io ho cercato, quello su cui ho cercato di lavorare, era appunto un po' quelle impressioni che vedendo in qualche video di quel tempo Mattarella o leggendo alcune cose su di lui, io ricevevo appunto da questa persona. E un poco ho cercato di lavorare su quello, quindi su questa apertura, questa franchezza che un poco ha, secondo me, che aveva, secondo me, Mattarella, e anche su questa determinazione, cioè, almeno specialmente per le scene che dovevo girare, quindi una ferma volontà di cambiare delle consuetudini ormai radicate all'interno dei movimenti politico-burocratici siciliani. Quindi ecco, a me quello interessava e su quello io ho lavorato, ma fondamentalmente non, anzi, credo di aver ricevuto molto dalla sua figura. Io da parte mia ho fatto quello che in realtà potevo fare, chiaramente mai pensando di poter doppiare una figura del genere. Alla fine sì, la cosa che cerco di fare è portare sempre, in ogni caso, in scena un uomo. Spero appunto di riuscire a fare questo, che comunque è il lavoro che cerco di fare sempre e comunque, cioè non soltanto quando interpreto una persona carismatica, pulita, onesta come Mattarella, ma anche quando interpreto l'esatto opposto, cioè parliamo sempre di uomini. Certo. Sai che chiedendo un po' in giro riguardo le tue interpretazioni è uscito spesso l'aggettivo struggente, che in buona sostanza è una triade, cioè raccoglie tre significati, ovvero tormentoso, dolce e intenso allo stesso tempo. Ti ritrovi in questo aggettivo struggente? Tu, dico tu. Ma oddio, cioè, mi sembra È un complimento triste, secondo me. è un complimento, ma sì, sai, poi alla fine noi siamo ciò che gli altri vedono fondamentalmente, quindi alla fine se così è, come dire, ne prendo coscienza, ecco.
Probabilmente è così, eh? Non è, non, cioè non sto dico, bah, è Senti, a possibile pure. proposito del film di Aurelio Grimaldi, intanto c'è una troupe, un cast tutto siciliano. Questo è un grande fiore all'occhiello, no? Aurelio Grimaldi ha scelto Leo Bullotta nel ruolo di Rosario Nicoletti, Tuccio Musumeci, Donatella Finocchiaro, Andrea Tidona, appunto. E io volevo farti una domanda, collegandomi sempre a Mattarella. L'ostilità dei compagni di partito ha generato naturalmente sofferenza in Piersanti Mattarella, ma a te come attore, è capitato mai nella tua carriera di avvertire ostilità da uno o più compagni sul set o magari a teatro? E se sì, qual è stata la tua reazione? Ma guarda, allora, chiaramente sì, certo, al di là, diciamo, della poca possibilità di confronto tra l'ostilità che poteva avere Mattarella, nei confronti appunto dei suoi compagni di partito e l'ostilità che ho potuto avere io all'interno di un set, ma oddio, sinceramente, no, non mi sembra. Magari, sai, poi in questo almeno credo che nel mio, diciamo, nel mio contesto, l'ostilità è sempre un po' una sorta di fragilità, cioè l'espressione di una fragilità, cioè chi si pone in una maniera ostile, che è quasi sempre una sorta di difensiva che viene tradotta in un attacco, no? Un attacco per difendersi in qualche modo, è sempre un'espressione di fragilità, che tra l'altro credo che ci stia pure, perché penso anche che il mio lavoro, proprio il lavoro dell'interprete, il lavoro dell'attore, al di là, diciamo, di un'apparenza un po' mistificante, è abbastanza delicato, si muove su terreni molto, molto, molto fragili, su terreni molto friabili, perché noi lavoriamo su noi stessi, lavoriamo sulle nostre emozioni, lavoriamo sul nostro essere, quindi spesso magari ci sono delle cose che ci destabilizzano, delle cose che invece abbiamo bisogno di definire in una determinata maniera affinché possiamo trovare un equilibrio. Per esempio, io mi sono trovato insieme no, a tanti tipi di attori, cioè, ma non sto parlando in termini interpretativi, io parlo in termini per esempio di concentrazione. Ci sono gli attori che per concentrarsi fanno bordello, ma davvero dico, cioè sono sempre in un mood sempre espansivo, sempre fuori, sempre fuori, che io capisco pure che sia un modo come dire, quasi per collegarsi a ciò che è fare questo lavoro, cioè all'esposizione, quindi sono sempre esposti. Altri magari sono un po' più riservati, o magari più discreti, perché magari si occupano, ecco, il loro modo di concentrarsi è esattamente l'opposto, perché secondo me anche quello lì di chi è sempre espansivo, di chi parla sempre, di chi è logorroico quando sta sul set, è anche un modo c'è una sorta di concentrazione, no? Perché magari ha bisogno di togliersi da un imbarazzo, per cui appunto lo doppia quell'imbarazzo lì. Ecco, è un poco strano, è un mondo particolare in realtà, che nello stesso tempo
mi dà anche questo grande amore nei confronti dei miei simili, perché non sempre si realizza che il nostro è un lavoro molto molto particolare, se fatto bene, cioè secondo me se fatto bene. Abbiamo bisogno in qualche modo di essere cautelati. Noi siamo mi viene da dire dei funamboli che camminano sul filo delle emozioni. Quindi abbiamo sempre un poco bisogno di una sorta di rete che ci dia l'idea di essere protetti per poter fare bene il nostro lavoro. Quindi tutti questi modi ci possono stare. Grazie, bellissima questa immagine dell'attore funambolo. Senti, facciamo un tuffo nel passato per chi ci ascolta. Uno dei tuoi primi spettacoli invece a teatro, che so essere comunque il tuo primo vero grande amore, dopo esserti diplomato alla Scuola Arte Moderna del Teatro Stabile di Catania, fu Il Diavolo con le Zinne. È una commedia in due atti, definita una corretta rivisitazione della commedia dell'arte rinascimentale, ma anche la summa della visione teatrale di Dario Fo, perché lo ricordiamo, lo spettacolo fu scritto proprio da Dario Fo, e vi recitava pure in questa commedia unitamente alla moglie Franca Rame e Giorgio Albertazzo. Ma c'eri pure tu, come ricordi questa esperienza? Ma quella è stata, diciamo, una delle prime gioie della mia vita lavorativa. D'altronde ero abbastanza giovane, avevo 26 anni, avevo fatto questo provino con Dario Fo, tra l'altro a casa sua a Cesenatico. Com'era Dario Fo? Ma Dario era un artista vero, cioè era proprio, sai, l'artista che vive in un mondo parallelo, tra virgolette, come tanti artisti, cioè attori, che mi è capitato, che ho avuto la fortuna, diciamo, di conoscere e di lavorarci insieme. Cioè, artisti straordinari, poi magari ti rendevi conto che nella quotidianità, ecco, quel rapporto che tu riuscivi ad ottenere in ambito artistico, nella quotidianità quasi mancava, proprio perché loro erano in quel mondo lì, ecco, sempre concentrati un poco su quelle fascinazioni lì, ecco, un poco. Senti, tu eri giovanissimo, eppure Gigi Giacobbe, che insomma è uno storico giornalista e un critico teatrale, all'epoca, all'indomani, proprio recensì lo spettacolo citando te e il tuo e l'altro, diciamo, diavolo, che era Maurizio Marchetti, Maurizio scrivendo Marchetti. in buona evidenza i diavoli disegnati. Insomma, per Ma essere guarda, una bella sì, soddisfazione. io no, ma infatti è stata una grandissima soddisfazione per tanti motivi, perché innanzitutto lavoravo con Dario Fo, con Franca Rame, con Giorgio Albertazzi, quello era uno spettacolo, era considerato lo spettacolo dell'anno, anche perché si mettevano insieme grande esponente artistico della sinistra, e Albertazzi, che veniva considerato di destra, ma poi lui si era sempre considerato anarchico. Vabbè, comunque, dico, al di là di questo incontro, poi cioè, in quell'anno, Fo vinse il Nobel, cioè quando Fo vinse il Nobel per la letteratura, io ero con lui. Quindi noi avevamo i teatri sempre stracolmi di persone, Certo. sì, ma cioè, veramente gente in piedi. E io che facevo, perché lo spettacolo era Il Diavolo con le Zinne, io facevo il diavolo, cioè io facevo questo diavolo pasticcione che doveva entrare, doveva impossessarsi del corpo del giudice onesto e probo che era Albertazzi. Sbaglia, perché fondamentalmente ero un principiante, un po' pasticcione, e mi
ed entro nel corpo della serbante del giudice che era Franca Rame. Io facevo tutto il mio inizio, era tutto a braccio, quindi l'improvvisazione, tutto in mezzo alle persone, cioè in sala, e io dovevo chiedere permesso perché era pieno di gente, veramente pieno di gente, come gente in piedi che riempiva il teatro, per cui figurati, è stata una grandissima festa per tutti noi, è stata una grandissima esperienza quella lì, e poi anche perché devo dire che è stato divertente perché Fomi mi ha passato quella giusta idea che deve essere questo lavoro, che è appunto la libertà, perché sai, io feci il provino diciamo leggendo, quindi su parte, ma facendo una prova di lettura, e a lui piacque molto. Quando poi ci siamo ritrovati, prima si fa il cosiddetto tavolino per un po' di giorni, quindi siamo tutti seduti al tavolo e si legge il copione. Quando poi iniziò ci siamo messi in piedi, io avevo la maschera, no? Io un poco ero legato perché obiettivamente non sapevo cosa fare. E ricordo che Fo mi disse: guarda che io ti ho scelto perché ho visto in te un clown, quindi tu devi semplicemente divertirti. Tra l'altro non esiste il canone di Barlocco, cioè Barlocco era il mio personaggio, non è che esiste un canone come Arlecchino, come Pulcinella, no? Che tu hai proprio un canone recitativo, no, non esiste, questo è un personaggio che nasce con te, quindi ti devi semplicemente divertire, e quello è stato una sorta di passepartout, perché da quel momento in poi io mi divertì. Tra l'altro la soddisfazione che nel libro edito da Einaudi, Il diavolo con le zinne, ci sono i disegni di Dario e c'è scritto Barlocco Davide, cioè, è in più, però è Frangipane. Frangipante Maurizio, che è appunto Maurizio Marchetti. Senti, ma tu avevi già contezza, David, quando naturalmente indossavi questa maschera di Giancarlo Santelli, che Giancarlo Santelli è stato un burattinaio eccezionale che addirittura ha realizzato delle maschere per Macario, per Edoardo De Filippo, per Bertolucci, per Strehler, oppure no? Oppure hai vissuto l'avventura buttandoti con grande entusiasmo? No, io no, assolutamente no. Anzi, guarda, e appunto credo che la mia condizione allora è la condizione più giusta, cioè semplicemente essere lì, come dire, entrare in una giostra e divertirsi senza fare troppa attenzione o senza avere troppa cura di alcune cose, se non quella di divertirsi. Cioè, in realtà anche Fo, attenzione, cioè, io mi rendevo conto che mentre Fo, per esempio per Maurizio, era una sorta di mito, tra virgolette, no? Per me Fo era sicuramente, no, il grande Fo, ma io non avevo queste, cioè io ero contento di stare là, di divertirmi, di fare, cioè, lo rispettavo non in quanto rappresentante di un'idea anche tra virgolette politica, quindi artistica, ma anche politica. Io diciamo ero lì e semplicemente ero felicissimo di stare di stare con loro, di stare chiaramente assieme a questi grandissimi artisti, ma libero. Hai messo in pratica il suggerimento primo che ti aveva dato? Sì, ma infatti io credo che
che appunto anche in quello, quando fu il provino, probabilmente vide questa sorta non solo di libertà, ma anche di genuinità da questo punto di vista, cioè, come dire, questa carta bianca che era lì, dovrebbe essere sempre così, tra l'altro. Il problema è che poi non Non lo è si è davvero, sempre. così sempre. Senti, a proposito di maschera di Santelli e dello spettacolo di Fo, io ho qui un oggetto che naturalmente tu conosci molto bene, in quanto è una maschera, e a proposito di questa maschera volevo farti una domanda. Alexandre Dumas sosteneva che ogni falsità è una maschera e per quanto la maschera sia ben fatta, però, si arriva sempre con un po' di attenzione a distinguerla dal volto. E volevo sapere se tu condividi questa affermazione oppure no. Ma guarda, sì, cioè, tant'è vero che in realtà, a meno che tu non abbia un controllo particolare del tuo volto, il volto o comunque il nostro modo di muoverci, il nostro modo di stare, la nostra postura, appunto, è rappresentativa di un intimo, no? Vero. Certo, è chiaro che poi noi siamo anche ciò che vogliamo essere, tra virgolette. Cioè, da questo punto di vista io sono molto d'accordo con Pirandello. Cioè, noi siamo tante cose, innanzitutto siamo ciò che noi vogliamo che gli altri vedano. E poi siamo ciò che in realtà gli altri vedranno di quello che noi vorremmo che gli altri vedano, ecco. Cioè, è tutta una serie di livelli che si Una devono corsa allo stadio, passare. se vogliamo, eh. Beh, sì, in realtà sì, tant'è vero che poi persona vuol dire maschera. Cioè, nel senso che alla fine conoscere davvero ciò che sta all'interno dell'involucro non è così semplice, ecco, non è affatto semplice, tant'è vero che a me fanno molto ridere, per esempio, le persone che ti sanno, no? Quelli che iniziano a definirti e tu dici, ah, fortuna che tu lo sai, perché io non ci ho capito niente, ma tu lo sai, questo mi fa piacere. Io stavo per farti una domanda, ma già mi hai risposto. Ti stavo per chiedere che ruolo hanno l'ironia e l'autoironia in te. No, Però, quelli, insomma, si figurati, vede a distanza. quelle sono fondamentali, anzi, specialmente l'autoironia, anche perché io ho un passato cioè, da grasso, cioè quando avevo tipo 10 anni, In dai effetti, dieci. nel video di quando tu hai fatto lo spettacolo con Dario Fo, anche se hai la maschera, si intuisce che sei un po' più No, ma pieno. lì ero Sei già magro. magro. Lì ero Però, magro. Sì, comunque, ho no, faticato a ma io, distinguerti. c'è stato il mio periodo adolescenziale, ero bello tondo, pesavo 95 Ah. kg. Quindi, diciamo che l'autoironia obiettivamente è un lenitivo alla vita, anche appunto magari a determinate colpi, appunto, che ti arrivano anche da chi magari non ti aspetti, no? Da persone che, però, sai, i ragazzini sono sempre abbastanza crudeli, per cui ti facevano le battute, quello e l'altro. Allora io, per evitare tutto questo, mi prendevo per il culo da solo. Cioè, quindi, diciamo, prevenivo. E questo indubbiamente mi ha formato in una determinata maniera. Sì, mi ha formato in una determinata maniera. Poi, sai, è interessante. Tutti i momenti della vita sono interessanti, non ci sono momenti meno importanti di altri.
perché poi anche i momenti che noi troviamo più magari da dimenticare, in realtà sono quelli che in qualche modo ci hanno formato. Per cui sì, no, l'ironia e l'autoironia sicuramente è un ottimo modo di sopravvivenza, secondo me. Senti, io ci tengo particolarmente a prendere invece un secondo oggetto che mi porta subito alla prossima domanda. Ora ti prego di non ridere a proposito. Ecco, questo qui, che ti assicuro non è un cappello da bersagliere, è un cappello che vagamente richiama, diciamo, il cappello dei moschettieri. Mettiamola così. Ora, perché questo cappello che mi hanno prestato, questo è un cimelio, perché io so che tu Sei qualche anno fa. affezionato a Dumas, tu? Sì, anche. Vabbè, in realtà Alexandre Dumas chiaramente ha scritto I Tre Moschettieri, quindi insomma, gioco facile. Volevo arrivare qui a questo cortometraggio, secondo me è bellissimo, è un gioiellino di 19 minuti che consiglio a tutti di vedere perché si trova su RaiPlay. Io l'ho condiviso davvero non so a quanti contatti, perché è una storia semplice ma bellissima, tratta da un racconto, se non sbaglio, di Diliberto, Sì, di Angelo Di Liberto. e narra un episodio dell'infanzia di Giovanni Falcone. Ci sei tu che interpreti il papà di questo giovanissimo Giovanni Falcone che veste la pettorina del moschettiere, il cappello e combatte contro le sue paure, contro il buio. E contro anche un personaggio particolare del presepe, vorrei che ne parlassi tu perché io sono rimasto affascinato da questo piccolo capolavoro di Vito Palumbo. Ma guarda, io sono assolutamente d'accordo con te, cioè secondo me è veramente un capolavoro. Cioè, ora credimi, non, io non, raramente vado per iperboli. In questo caso lo dico perché questo mio entusiasmo nacque proprio nel momento in cui io lessi la sceneggiatura. E anzi, faccio una premessa: quando Vito, che è una persona meravigliosa, proprio davvero una persona meravigliosa, un bravissimo regista. Quando lui mi contattò e mi parlò appunto di questo progetto, io subito fui un po' così, cioè gli dissi: ah, un altro racconto su Giovanni Falcone. Guarda, sì, devo dire che troppi se ne stanno facendo, troppi se ne appunto se ne fanno, però mandami la sceneggiatura. Quindi in qualche modo c'era un poco una sorta di come posso dire, di titubanza da parte mia. Quando però lui mi inviò la sceneggiatura, io lessi la sceneggiatura, io la trovai bellissima. Perché? Perché si viene a creare, secondo me, nel corto una cosa molto importante, che è la definizione tra significante, cioè, come dire, la definizione di significante e significato. Cioè, non è soltanto un racconto, l'ennesimo racconto di Giovanni Falcone, ma è un racconto che poi ti dà, siccome si parla appunto del piccolo Falcone, probabilmente inventato quella storia lì, si parla di questo piccolo Falcone che ama travestirsi da moschettiere. Siamo nel periodo del Natale, c'è questo presepe e arriva questo personaggino del presepe che sarebbe il guercio, il cattivo, no? Questo personaggio cattivo. Il piccolo Falcone all'interno della casa, quindi nel ménage quotidiano, familiare, sente ciò che spesso, tra l'altro, si sentiva nella nostra Sicilia, no? Cioè sente parlare la madre preoccupata con il padre, cioè la madre è molto preoccupata perché cioè parla di questa
questo tizio che a quanto pare è un boss mafioso ed è preoccupata per l'incolumità del marito, quindi del padre del piccolo Giovanni, perché in realtà il padre di Falcone era direttore di, ora non ricordo bene, di, ma aveva appunto ricopriva un ruolo istituzionale, non so, legato a cosa, non ricordo bene. Quindi lei era appunto, mostrava questa preoccupazione. Il piccolo Falcone sente questa conversazione qui e appunto sente questo nome di questo tizio che a quanto pare è pericoloso e in qualche modo fa una sorta di sincretismo, cioè lo accoppia a quel pupo lì, al pupo del presepe, inizia questa sua lotta personale da moschettiere contro quel pupo. E io l'ho trovata come posso dire, una metafora bellissima, ma non perché noi abbiamo in piccolo, appunto come metafora, ciò che poi sarebbe stato Giovanni Falcone da grande, ma anche perché in quel cortometraggio, cioè un aspetto molto interessante di quel cortometraggio, era il raccontare l'atmosfera che si viveva in Sicilia, cioè non è che la mafia era qualcosa che apparteneva soltanto alla famiglia mafiosa o comunque a chi era all'interno di determinati movimenti criminali, no, apparteneva a tutti, cioè questa sorta di atmosfera pesante, di Moloch della mafia che diventava quasi leggendaria, mitologica, c'è per esempio quella scena a scuola dei bambini che dicono: no, avevo un fucile che era grande quanto la piazza. Ecco, questa sorta di no, Ingigantimento del sì, no, appunto di raccontare una qualcosa di enorme, di mito, quasi appunto un mostro mitologico. Ecco, la mafia in realtà era pure quella, anzi, una delle prerogative più perniciose nel senso proprio di entrare all'interno della mente della gente, cioè di appunto di sorta di ricatto psicologico che ha fatto la mafia è stato esattamente questo, cioè il fatto di essere una invincibile, sempre presente, no? Questa sorta di lupo, manna, come dire, di personaggio appunto. Sin da ragazzini, quindi questo è il focus interessante di quel cortometraggio lì. Cioè, secondo me è veramente, veramente un bellissimo lavoro quello. Io so che ha girato anche per le scuole, io mi impegnerò personalmente a farlo pure perché mi occupo anche di questo e estendo i complimenti al regista e anche al piccolo Gabriele che è stato davvero davvero bravo, mi ha molto colpito nelle scene proprio a tu per tu con te. Com'è recitare con i bambini? I bambini ti fregano sempre. Cioè, i bambini tu lì, come dire, il bambino è di solito il vero grande attore, perché appunto non ha, è un poco come il discorso che si diceva prima di quando io feci Barlocco, cioè non ha coordinate Struttura, che diciamo. non è strutturato, non ha, sì, può avere un poco di timidezza, ma poi dopo di ciò va, sempre, beh, è splendido appunto perché i bambini ti danno sempre, cioè, ti aiutano moltissimo, anzi, ti possono semmai mettere in difficoltà perché appunto sono così spontanei.
Davide, per questione di tempo ti faccio due domande flash alle quali spero tu mi risponda con un secco sì o no, perché poi ne ho una alla quale vorrei che tu rispondessi con un po' più di attenzione. Allora, le domande secche sono queste. Secondo te bisogna sempre capire cosa c'è dietro i fatti per poterli rappresentare? Secondo me ci si deve provare, sì. Poi capire è una grande cosa, un grande arrivo, però ci si deve provare. La seconda è, si dice che l'attore dialoghi spesso con se stesso, anche perché è un grande raccontatore, no? Quindi quando non può raccontare a qualcuno, diciamo, dialoga con se stesso. Capita anche a te di trovarti in aperto colloquio con David? Io ogni tanto sono in colloquio con gli altri, ogni tanto. Di solito sempre con me stesso. Allora, questo è il terzo ed ultimo oggetto, è una barca, ma in realtà è una barca naturalmente con una scritta, aspetta, metto qui, ecco qua, Sicilia, sì. Sicilia, l'hai tirata in ballo tu prima. A tal proposito vorrei chiederti se secondo te la Sicilia è una terra irredimibile, così come la consideravano Tommasi di Lampedusa prima e Sciascia dopo. Ma guarda, beh, obiettivamente, quelle definizioni lì sono vere, della Sicilia, che poi significa dell'essere siciliano. Non, guarda, io sinceramente questa è una domanda difficile, perché non so bene quale possa essere la risposta. Io penso che molte espressioni della Sicilia sono sicuramente effetto del modo che noi abbiamo, consapevole o inconsapevole, di vivere, di rappresentarci, di guardare il mondo, come in realtà vogliamo essere guardati. Quindi non lo so, io spero che da questo punto di vista la redenzione, spero che, se, che una redenzione ci possa essere nella misura in cui noi riuscissimo a trovare anche una maggiore, come posso dire, una maggiore sicurezza nel nostro essere siciliani, una maggiore anche dignità del nostro essere siciliani, renderci conto che alcune espressioni che ci appartengono in realtà negano questa dignità, negano questa giusta struttura che dovremmo avere. Secondo me c'è un po' questo che il siciliano dovrebbe forse realizzare. Grazie. Infine, quale Sicilia verrà raccontata in futuro, secondo te, sullo schermo? Ecco, per esempio, questo è anche questo un po' quello di cui parlavo io prima. Cioè, io vorrei, questo scarto lo dobbiamo fare noi, proprio esattamente questo scarto qui. Cioè riuscire a raccontarci anche in un'altra maniera, perché sembra che la Sicilia venga un po' raccontata sempre per le stesse. Per gli stessi argomenti. Per fortuna non è sempre così, chiaramente. Ma io spero che la Sicilia venga raccontata per tutti i colori che ha, per tutte le emozioni che si vivono all'interno della Sicilia. Che possiamo essere, sì, diciamo che possiamo raccontare sia il dramma, ma anche la gioia di vivere, no? Cioè, che siamo capaci di
di esportare un po' tante cose, non soltanto poche cose. Quindi avere appunto più fiducia in noi stessi, la fiducia, per esempio, che hanno i napoletani per se stessi, perché Napoli è un'altra isola. Però vedi, c'è una cosa, una differenza sostanziale. I napoletani hanno sempre esportato con grande tranquillità e gioia la napoletanità, con la musica, con le canzoni, con il teatro. E quando parlo di napoletanità, io parlo proprio di dialetto, no? E questo cosa porta? Porta il fatto che quando si gira un film a Napoli, si scelgano attori napoletani. Perché? Perché il dialetto che è stato esportato napoletano è stato esportato dai napoletani. Quando si gira un film in Sicilia, tutti possono fare il siciliano. Perché? Perché fondamentalmente il siciliano, il dialetto siciliano, non è stato esportato dagli attori siciliani, ma è stato esportato da attori non siciliani. Posso fare degli esempi, Giannini, Alberto Sordi, Mastroianni, ai tempi, quindi è stato esportato un sicilianese, tant'è vero che poi alla fine ti richiedono di fare il siciliano, ma in che senso? Io sono siciliano, non ho bisogno di fare il siciliano, cioè di fare una sorta di cadenza che poi alla fine è una cadenza standard. No, È una caricatura. ma dico che c'è una sorta di standard accettato dallo star system, cioè dal sistema cinema. No, ecco, io in questo dico che forse dovremmo un attimo toglierci tra l'altro, appunto, da un certo provincialismo. Io sono d'accordo con te, David. Intanto ti ringrazio per il tuo tempo. Avrei voluto chiederti tante altre cose, ma capisco che per ragioni di tempo non è possibile. E ti voglio però salutare con una frase, insomma, che va un po' a chiudere il cerchio di un altro grande siciliano che è stato Gesualdo Bufalino, che a proposito della Sicilia e del cinema scriveva che nella fiducia che il cinema, col suo bruciante apporto di testimonianze e di stimolo, di bellezza e di verità, ci aiuti a vincere la nostra quotidiana scommessa d'amore per la difficile, bellissima terra dove ci è stato concesso il regalo di vivere. Queste erano le parole di Bufalino che io ti dedico e dedico a tutti i nostri ascoltatori. E grazie Davide per il tuo tempo e per la Grazie bellissima conversazione che abbiamo avuto. A presto, a te. ciao. Grazie a te. Ciao.